Dolci Eccellenze, il format televisivo organizzato, prodotto da Confartigianato Taranto con il suo canale ConfaTV, una ideazione del suo segretario provinciale Fabio Paolillo, giunge al termine. Questa infatti è l'ultima puntata di questo primo ciclo di trasmissioni, appunto, Dolci Eccellenze. Devo dire che è stata un'esperienza bella, perché ci ha fatto conoscere tante belle persone, persone che hanno speso e spendono una vita per qualcosa in cui credono, l'arte pasticcera. L'ho già detto altre volte, lo ripeto in conclusione, c'è sempre un uomo e una donna con il suo cuore, con la sua intelligenza dietro quel prodotto che viene sfornato. E allora, Fabio Paolillo, oggi ci congediamo, dicevo, da questo primo ciclo e chiudiamo in bellezza con il botto, con tre maestri pasticceri. Sì, Luigi. Siamo fieri e orgogliosi dei nostri maestri pasticceri. Oggi andiamo a trovare la pasticceria Dolci Voglie e la pasticceria delle Delizie, entrambe di Taranto, e faremo una capatina a Crispiano dalla pasticceria Ideal. Alla prossima! Il grande impegno, i grandi risultati in termini umani, ma anche proprio di qualità del prodotto dei maestri artigiani, dei maestri pasticceri di Confartigianato Taranto. Siamo qui a Taranto, in via Liguria, presso Dolci Voglie, con Fabio Fanelli, che è appunto il giovane maestro artigiano, perché poi abbiamo visto ci sono tanti decani apprezzabilissimi, tanti maestri pasticceri, però è bello anche trovare quelle nuove generazioni che davvero danno un futuro all'arte pasticcera. Al mio fianco quindi Fabio Fanelli e Fabio Paolillo, che è appunto il segretario provinciale di Confartigianato Taranto, proprio perché Confartigianato vuole valorizzare queste esperienze lavorative e, lo sottolineo, umane. E allora partiamo da Fabio Fanelli. Intanto mi incuriosisce vedere questa cosa, è crema? Crema, è tutta preparazione per il sabato e la domenica, insomma. Sì. Giorni in cui gli altri, allora lasciamo stare il Covid, il periodo del Covid, ci si diverte e voi lavorate. Sempre. Un giovane, dicevo, maestro pasticcere, mi diceva 47 anni, sì. Quindi, però tanta energia, tanta voglia, tanta determinazione. Devo dire che i giovani maestri pasticceri non sono molti, abbiamo più vecchie generazioni che magari hanno un po' di difficoltà a trovare eredi, però è bello poi trovare un giovane. Certo, noi ci mettiamo tutto l'impegno anche in questo periodo particolare, è tutta la nostra passione, tutto quello che possiamo dare di meglio, è cercare di prendere quanto più positiva la cosa. Cercare, diciamo, di fare necessità virtù. D'altronde lo dicevano anche studiosi, esperti, proprio nei momenti di crisi, di difficoltà, no? Si sprigiona la creatività e si esce dalla crisi. Esatto, proprio così. Noi cerchiamo di, nei momenti di crisi, di fare quanto di meglio possiamo fare. Fabio Paolillo, lo dicevo poc'anzi, non è facile trovare dei maestri artigiani, perché tante maestri pasticceri nella fattispecie ci sono, per carità, però dicevo molte volte certi mestieri, certe arti non si tramandano con facilità di padre in figlio, i figli magari vogliono fare altre scelte. E noi veniamo nel nostro territorio da un lungo periodo di, non di crisi, ma di oscuramento dell'arte pasticcera, insomma tra gli anni 90 e inizi degli anni 2000, diciamo che il ricambio generazionale non è avvenuto. Poi sono venuti fuori giovani che poi hanno aperto le loro pasticcerie, che continuano, che poi vedremo nel corso del nostro format,
Fabio è uno di questi che con umiltà, con passione, già da diversi anni ormai. Dal 97, sì. Che sei titolare, no? Sì. Quindi ti faccio subito, se mi permette Luigi, ma questa passione è una passione familiare o no, è tutta tua? Sì, tutta mia. Come è nata? Ho iniziato con la passione, ho iniziato a 16 anni a lavorare in questo ambito, in questo settore. Praticamente sono più di 30 anni. E poi certamente ti trovi in una zona bellissima, sì, commerciale, qual è appunto via Liguria Taranto. Assolutamente, sì. È una vetrina che già invita, certo, fa venire l'acquolina in bocca. Certo, è una bella zona, via Liguria, molto di passeggio, sì, su questo sì. Parlaci un po', io vedo tanti prodotti, qui hai detto, abbiamo detto, sì, crema, Nutella e dei bignè. E lì panna, mi pare. Sì, esattamente. Cioccolato. Sì, è tutto per la preparazione, ripeto, del sabato e della domenica, sì. Quindi dicevamo, il sabato e la domenica è un po' come la chiesa, i preti lavorano più, si impegnano, hanno più da fare nei festivi. Sono momenti di clou del lavoro, insomma, si svolge soprattutto sabato e domenica. Fabio, ho fatto questa domanda anche ad altri tuoi colleghi, ma tanto sacrificio, alzarsi presto la mattina, rinunciare alle feste, rinunciare anche, limitare, no, quei momenti di familiarità, certo. Forse paradossalmente il Covid ce li farà riscoprire, ma tante volte non ti è venuta la voglia di dire, ma chi me la fa fare? No, questo lavoro personalmente lo faccio con amore e passione, da sempre. Il tuo rapporto con la famiglia come ti accompagna in questa attività, perché poi chiaramente i sacrifici che tu fai si riverberano sulla famiglia. Sì, e questa è un'attività comunque a conduzione familiare, quindi stiamo tutti in una barca. Sì, ci siamo tutti dentro, quindi non c'è il problema di non vedersi, ci vediamo tutti i giorni in maniera anche troppo. Troppo forse, sì. Fabio, queste tradizioni, queste attività artigianali a base, a conduzione familiare, danno proprio il sapore, il profumo della famiglia. Sicuramente è una caratteristica dell'artigianato, l'impresa familiare, marito, moglie o genitori, figli, e questa è una caratteristica molto spesso tutta italiana. La maggior parte delle imprese hanno comunque parti di famiglie, imprese artigiane hanno collaboratori familiari, e questo meccanismo comunque assicura poi la continuazione delle attività, perché poi sai, i figli molto spesso seguono le orme dei genitori. Per quanto riguarda l'attività pasticcera, io credo che sia importante invece il fatto di poter avere la famiglia dentro l'attività, proprio per quello che stavamo dicendo prima, perché questo settore purtroppo stacca un pezzo della famiglia dalla famiglia, al contrario di noi che praticamente, come dicevi prima, no, il sabato e la domenica noi dedichiamo, ecco, lo viviamo, loro lo continuano a vivere in laboratorio, quindi viverlo in famiglia certamente è più rassicurante dal punto di vista della condizione della vita. Ecco Fabio, i due Fabio, vedo lì in fondo, ecco, prego il nostro operatore di andarci a far vedere queste, cosa sono, delle sfoglie? Delle sfoglie, sì, per mille foglie veneziane e quant'altro, sì. Ecco, e poi verranno, diciamo, rappresenteranno la base appunto, sì, di realizzazione. Sì, quella è una base, sì, che poi vanno fatte praticamente torte veneziane, mille foglie, tutta la roba di sfoglia, sì. Ecco. Fabio Paolillo era incuriosito, sì, anche lui. Sono andato a dare un'occhiata anch'io, perché poi tra l'altro io vengo da una famiglia, cioè il mio papà è cuoco e pasticciere, e quindi io sin da piccolo ho vissuto però non hai in questo ambito, e quindi sono sempre incuriosito. E peccato, rivivo, magari magari avresti potuto. Non ho magari seguito. Sarei venuto. Sono uno di quelli che non ha seguito le orme. Sei ancora giovane, fai ancora in tempo.
Ormai, magari fosse ancora giovane. Perché insomma, siamo tutti coetanei, siamo under 50. Sì. No, quindi, insomma, o è già no, io no. Over. Vabbè, non è sessantenne, no, insomma, no. Diciamocelo, se no. È vero. Poi quello che conta è lo spirito. Ci sono, lo dicevo prima, pochi giovani colleghi pasticceri. Sì, è difficoltà intraprendere per i giovani questo mestiere perché comunque porta molti sacrifici. Devi essere portato, lo devi amare, lo devi fare, lo devi tenere dentro, altrimenti non lo puoi fare. Qual è il tuo dolce preferito? Quello che più ti piace realizzare, quello che magari soddisfa di più il tuo palato e credi anche che abbia un particolare appeal, una proprio forza di attrattiva presso i clienti. Il nostro punto di forza sono le cassatine e le millefoglie. Poi in periodi particolari come questi realizziamo degli ottimi panettoni. Sì. Beh, d'altronde ce ne sono diversi dolci, ce ne sono, però diciamo il punto di forza sono cassatine e millefoglie. Poi chiaramente ogni stagione ovviamente ha i suoi prodotti. Ora siamo pastiera, insomma. Sì. La tradizione tarantina. Tradizione tarantina, i frutti di mare di Pasta Reale. Ci ricordano i frutti. Sì. Fabio, invece il tuo, mi pare le torte sia la tua, però sicuramente anche dei dolcetti, magari panna, cioccolato, qual è che più ti attira? Non c'è una cosa che non mi piace, mi piace tutto, quindi devo essere sincero, non c'è una cosa che scarto. Sono nemici della dieta? Purtroppo sì. Un po' di avversità ce l'ho sull'uvetta soltanto. Ecco. Ma soltanto appena appena. Se dobbiamo fare un panettone, non possiamo farlo, lo facciamo senza. Posso scegliere, scelgo magari quello. Immagino Fabio a tavola con la moglie, col bambino, e se si trova per sbaglio questo panettone con l'uvetta artigianale, non è? Certo. Comincia a togliere, poi magari il bambino trova l'uvetta e se la mangia. Così facevo io da piccolo. Certo. O i canditi, anche quelli, i canditi, no? nei dolci. Ma la differenza sostanziale tra un prodotto artigianale e un prodotto di grande distribuzione o di grande produzione sta proprio lì. Noi quando mangiamo o assaporiamo un panettone con uvetta artigianale, un panettone con uvetta non artigianale, io a quello artigianale mi mangio anche l'uvetta, è lì la differenza, la qualità, la morbidezza. Ovviamente anche i costi sono diversi, perché loro producono da zero, cioè mettono gli ingredienti, non usano molto i semilavorati o i grandi composti. Molto spesso, come dirà sicuramente Fabio, loro partono dalla materia prima. Fate tutto in famiglia? Tutto, sì. In laboratorio. Hai figli? Sì, una. Che pensi che farà? Non credo questo lavoro. Ma quanti anni ha? 18. Insomma, però qualche volta magari viene a sbirciare, ad assaggiare. Sì, qualche volta sì. Come vedete, è una rarità questi giovani che amano il sacrificio, amano l'arte, ma poi d'altronde c'è anche un'evoluzione, magari un figlio, una figlia dice: papà, io vedo i tuoi sacrifici, apprezzo i tuoi sacrifici, ma magari voglio andare all'università, quindi si crea, no, una diversa attività. Però è bene, ecco Fabio, stimolare i giovani a non perdere queste, a non disperdere queste tradizioni, a cercare di farle proprie. Ma l'aspetto fondamentale, forse soprattutto il nostro sud, in cui una realtà in cui siamo molto attaccati alla famiglia, alle tradizioni, sarebbe bello non far spegnere queste tradizioni, proprio perché siamo sentimentali, siamo passionali, perché la bottega, il laboratorio non è solo un qualcosa di fisico, non sono solo mattoni, ma c'è il cuore, c'è il qualcosa di dentro. Secondo me una delle pecche del nostro territorio è il non aver rivalutato il processo dell'orientamento formativo, cioè ci sono momenti in cui i ragazzi, gli adolescenti poi devono fare una scelta, molto spesso la scelta la fanno in automatico, io devo continuare a studiare, ma non perché ci credo o non ci credo, ma perché lo do per scontato che devo continuare a studiare, magari sono portato a fare un mestiere. In questo momento
dovrebbe essere la scuola che ti deve valutare e orientare, e non bisogna solo ascoltare i genitori, perché tutti noi vorremmo i nostri figli mega laureati, però ci sono, non può essere per tutti. Ovviamente deve essere concesso a tutti. Il problema è che manca quello aspetto, in cui, quel momento in cui lo Stato ti orienta, ti fa una verifica e ti orienta alla tua predisposizione, che può essere quella manuale, quella o quella intellettiva. Prima si faceva mandandoti a bottega, cioè nel senso che ti facevano provare la manualità. Dove vuoi andare? Vai e provi. Questa cosa poi con le nuove leggi non è stata più concessa, e i risultati però non sono brillanti. Concludendo questo nostro bell'incontro, un Natale particolare, un Natale che però certe prelibatezze cercano di rendere il più dolce possibile, dolce non solo dal punto di vista del palato, ma anche così di capire che viviamo qualcosa di inaspettato, di terribile, la pandemia che finirà, e che intanto dobbiamo assaporare le piccole cose che la quotidianità ci sa dare. Indubbiamente sarà un Natale diverso, però nessuno saprà come andrà alla fine, perché è una cosa nuova per tutti, però noi cerchiamo sempre, come ho detto all'inizio, di fare il nostro meglio, di addolcire, perché non può mancare il dolce in queste giornate sulle tavole di ogni famiglia. Cercheremo di fare il possibile. Dolci voglie con Confartigianato. Buon Natale e buon e felice radioso 2021. Buon Natale a tutti. Siamo a Taranto, in via Polibio, presso Le Delizie, la pasticceria Le Delizie, e ho al mio fianco il maestro pasticcere di Confartigianato Taranto, Vincenzo Blandamura. Intanto, entrando nel suo locale, mi hanno colpito i vari colori dei suoi dolci, in particolar modo il rosso, che è un colore tipicamente natalizio. E allora, intanto, come è nato questo amore per la pasticceria? Nasce dal fatto che da ragazzo, non volendo più andare a scuola, i miei genitori, tra parentesi, mi hanno inserito in questo ambiente tramite una pasticceria che avevo sotto casa, e da lì, dall'82, ho sempre fatto questo lavoro. È andato a bottega, come si suol dire, anche perché all'epoca era giusto così, oggi purtroppo non è più così, perché tanti figli dormono fino a mezzogiorno. Il genitore diceva: senti bello mio, o vai a lavorare oppure studi, se non vuoi studiare imparati un mestiere. Certamente, certamente, è l'inizio del tutto. Poi ho visto che è un lavoro particolare, perché come dire, contornato anche da tanti sacrifici, però mi sono appassionato e niente, ho continuato a fare questo lavoro dall'82 e non l'ho più lasciato. Le Delizie esiste da 12 anni. Sì, esiste da 12 anni, abbiamo portato avanti un discorso anche molto artigianale sul territorio, mantenendo e conservando quelle che sono anche le tradizioni dell'artigiano stesso. Ecco, parliamo di queste tradizioni. Ho visto tante realizzazioni proprio natalizie, i presepi, l'albero, insomma tutta una serie di dolci che sono a tema. Certamente, certamente, anche perché il bello della pasticceria o del fare il pasticcere è che non ci sono limiti per quanto riguarda la fantasia. Può inventare, può modificare, può fare quel che vuole, sempre mantenendo un certo standard artigianale. Ci vuole molta creatività. Sì, sì, molta creatività e stare sempre avanti con i tempi, sempre come dire, poter lavorare delle nuove metodologie, nuovi impasti, nuove farine, nuove creme, anche per poter soddisfare la clientela, che è molto più vasta. Ovviamente c'è la necessità di essere sempre aggiornati, di essere sempre all'avanguardia. Sempre, 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 anche perché chi di dovere gli fa dei corsi in cui noi ci aggiorniamo con le nuove proposte che vengono dettate dal mercato.
Certamente ci sono presso la sua pasticceria, c'è qualche giovane che inizia a formarsi, a imparare il mestiere, a raccogliere tra 10.000 anni la sua eredità, perché sinceramente la sua bravura merita anni e anni e anni di lavoro e di soddisfazione per i clienti. Come vede i giovani rispetto a questo mestiere, che prima ancora che un mestiere è una passione? Certamente, secondo me, chi intraprende questo mestiere deve essere anche un po' appassionato sul tutto. Se non si ha un via per quanto riguarda la sua professione, se vuole continuare a fare questo lavoro. I ragazzi d'oggi sono propensi a tutto questo, però mantenendo anche un certo standard per quanto riguarda la metodologia di lavoro, perché noi possiamo imparare tanto, però se non c'è un po' del savoir-faire di chi lo sta acquisendo, non può raggiungere determinati obiettivi. È una professione, un lavoro che dà certamente soddisfazione, perché vedere il cliente soddisfatto, creare anche un bel rapporto umano col cliente è tutto, però c'è alla base tanto sacrificio, e la mattina ci si alza molto molto presto, i ritmi, gli orari della giornata veramente vanno a farsi benedire. Sì, infatti, anche perché parlando di un prodotto artigianale, hanno i loro tempi, non sono prodotti che vengono acquistati. Un prodotto, ogni lavoro che viene fatto ha un suo procedimento che fa sì che il lavoro stesso abbia un esito finale, diciamo, molto soddisfacente, proprio dal punto di vista artigianale, perché ci vuole il lavoro, come dire, che viene portato avanti in una certa maniera. Ecco, ricorda qualche episodio, qualche momento particolare, qualche cliente che le ha dato particolare soddisfazione, un complimento, qualcosa che ripaga tanti sacrifici? Dopo tanti anni di esperienza facendo con questo tipo di mestiere, ho imparato anche a capire cosa il cliente vuole anche da una torta. Conosce i gusti. Certamente, i gusti, e portare avanti come dire, delle torte che adesso, man mano che si va avanti, sono sempre più difficili e devi andare a poter soddisfare i miei clienti. In generale, la persona che viene per prendere una torta particolare, cerchiamo di soddisfare nel miglior modo possibile. Ecco, proprio quali specialità lei... La pasticceria Le Delizie ovviamente sforna vari prodotti, varie realizzazioni, ma quella è proprio che è la sua specialità, come dire, il punto di eccellenza. Cavallo di battaglia, il cavallo di battaglia. Possiamo chiamarlo cavallo di battaglia, è la nostra torta artigianale che produciamo solo noi, che si chiama Le Delizie. In esclusiva, abbiamo dato il nome a questa torta qui, e che va per la maggiore da sempre, da quando l'abbiamo, come dire, creata, come abbiamo aperto attività, e per adesso va sempre avanti, che il nostro cavallo di battaglia dal punto di vista proprio della pasticceria. Per concludere, è un momento difficile quello che si sta vivendo con il Covid, però queste delizie, ecco, facciamo questo gioco di parole, certamente accarezzano il cliente, sono una carezza davvero in un momento difficile, queste prelibatezze che sanno tanto di genuinità, che sono così casalinghe, ecco, rappresentano un momento così di dolcezza per il cliente, una dolcezza non solo culinaria. Ma infatti... Stiamo attraversando un periodo particolare dal punto di vista anche lavorativo, però noi cerchiamo con la nostra pasticceria di poter rendere, anche regalare un piccolo sorriso e mantenere anche le tradizioni di quelle che potrebbero essere i dolci tarantini, per far tornare indietro anche il tempo alle persone e per far rivivere i momenti belli. Ma penso che questo momento difficile passerà e si prenderà. Torneremo di nuovo a riabbracciarci. E l'augurio che ci facciamo per questo Natale e per il prossimo 2021. Una lunga storia, quella dei maestri pasticceri, una storia anche
molto spesso di tradizioni familiari, come è il caso di Ideal, che è gestita ora da Concetta Conserva. Siamo infatti nel pieno centro di Crispiano, a pochi metri dalla chiesa, appunto, dalla chiesa madre di Crispiano, dal corso, dalla piazza principale. Come dimostrano, testimoniano le foto, è una tradizione familiare. Concetta Conserva ha ereditato l'attività dai genitori e ora la porta avanti. Allora, parliamo di questa storia d'amore con la pasticceria. Ecco, hai detto proprio bene, è una storia d'amore, perché io ho ereditato la pasticceria, che è nata intorno al 1950 come pasticceria gelateria, come bar qualche anno prima, nel 1947. Io l'ho ereditata dai miei genitori. Il pasticcere di famiglia praticamente è stato mio padre, che dalla sua amata Martina Franca e dalla scuola martinese si è trasferito a Crispiano, portando a quei tempi delle delizie che tutt'oggi vengono apprezzate sia dai crispianesi che dai forestieri, diciamo. Chi viene a Crispiano difficilmente non fa un passaggio dalla pasticceria. È d'obbligo. Era un po' come quando era aperto, ora purtroppo è chiuso, il caffè Gambrinus a Napoli. A Napoli non puoi andare a Piazza del Plebiscito se non passi anche dal Gambrinus, anzi passavi, perché ormai purtroppo anche lì pare che la crisi abbia creato questi problemi. Ma dicevo, quindi, una lunga storia, una tradizione, quindi ha visto anche l'evolversi delle tecniche di produzione, da una produzione, la produzione è sempre artigianale, però diciamo ora c'è l'ausilio degli strumenti tecnici più evoluti, perché grazie a Dio la tecnologia va avanti. Beh, certamente, perché voglio dire, la pasticceria è legata alla tradizione sia per le ricette che per le materie prime, però non c'è oggi tradizione senza innovazione e giustamente senza tecnologia, perché non si potrebbe, sarebbe proprio fuori luogo pensare soltanto alla tradizione trascurando l'innovazione, non solo dal punto di vista dei macchinari, dal punto di vista dell'arricchimento, del perfezionamento delle ricette, ma proprio come marketing, perché oggi la pasticceria ha bisogno anche di essere vista, di essere lanciata sul mercato. Noi speriamo di avere nel futuro anche mercati fuori, sia in Italia che anche fuori dall'Italia, perché credo forse che anche il momento storico che stiamo vivendo, quello della pandemia, ci porti un momentino a guardare oltre gli orizzonti. Vediamo. E dobbiamo guardare con positività, ecco. Anche perché la pasticceria, mi scusi, è nella seconda generazione, ma si proietta ad una terza generazione. Già gli eredi, i suoi figli, penso. Uno dei miei figli ha la passione della pasticceria. Potrebbe essere l'erede al trono. Diciamo di così. Ecco, mi incuriosiscono queste foto, parliamo un po' di tutta questa storia, no? Vedo, dico, questi erano forse, non so. Allora, è la mia mamma e il mio papà, Maria e Vincenzo Conserva. Papà ci ha lasciato una decina di anni fa, ma è sempre presente in pasticceria, secondo me, perché vi protegge dall'alto, vi guida. Sì. Io sento molto la sua presenza, anche perché quello che viene fatto qui dentro si continua a fare per amore, per quest'amore che lui ci ha trasmesso. Per rispetto di quel sacrificio, di quell'impegno. Perché io nella vita ho fatto altro. Io ho insegnato fino a 3 anni fa, anche se il mio sguardo, la mia attenzione era sempre rivolta accanto a lui. Non appena lasciava i banchi di scuola, immediatamente di corsa. Sui banchi di lavoro. Ecco, poi vedo lì quella bella foto dinanzi ad una torta. Sì, qui siamo intorno agli anni 60, anche forse qualche anno meno. Io sono la bimba accanto a mio padre. Quello e allora in braccio. E allora i camerieri
erano praticamente erano un tutt'uno con l'azienda, con l'attività. E lì ci sono persone che io ricordo perfettamente, diciamo uno fra tutti, Guglielmo De Cesare, che è stato sempre il capo dei pasticceri, che infatti ritroviamo anche in altre foto che qui sono ritratte. Ecco, signora, ma ora com'è il rapporto con i dipendenti? Prima c'era forse una gestione più, tra virgolette, familiare, no? In questo senso, familiare intendo non solo con i figli, ma intendo proprio con i dipendenti. Ora magari si è un po' più professionalizzato il rapporto. Diciamo che io ho avuto la fortuna di ereditare due dipendenti, insieme all'attività ho ereditato anche i pasticceri. Siete cresciuti insieme. Che hanno lavorato accanto a mio padre. Questo mi ha rafforzato, mi rafforza tutt'oggi, perché io so di poter contare su delle persone preparate, competenti e affidabili, che non è cosa da poco. Però credo che sostanzialmente sì, non si è più in quell'ottica familiare a cui faceva riferimento lei, ma sono persone che secondo me hanno a cuore la pasticceria. La sentono propria. Diciamo. Sì. Ecco, cosa si sente di dire a un giovane, a un ragazzo che dice io voglio fare il pasticcere e, come si suol dire, viene a bottega, come si diceva una volta. Qual è il messaggio? Immagini che in questo momento bussa alla porta, si presenta un ragazzetto di 16 anni, 17 anni, dice senti io ho questa propensione. Allora dice va bene, iniziamo. Cosa si sente di dirgli? Beh, diciamo che qui la problematica è un po' più grossa di come lei la vorrebbe sintetizzare. Qui esiste un problema politico per cui l'apprendistato non esiste più, e questa è una cosa assolutamente sbagliata. Seconda cosa, il problema da dire, il messaggio da passare ai giovani è questo: preparatevi, perché la pasticceria non è improvvisazione, la pasticceria è arte, è creatività, ma è soprattutto professionalità, per cui frequentare le scuole, formarsi e quindi poi alla pasticceria, a questo tipo di preparazione, ed entrare nel mercato di lavoro con delle competenze. È un po' come dire io mi laureo in giurisprudenza, non è che uno si sveglia e diventa avvocato, studia, acquisisce, come dire, i fondamentali e poi va a fare il tirocinio, ma avendo già alle spalle una base di conoscenze. Sì, sì, è fondamentale. Il discorso dell'apprendistato è importante, perché di colpo uscire dalla scuola e illudersi, così come qualche volta fanno i giovani, illudersi di essere già pronti per poter entrare nel mercato del lavoro, beh, diciamo che lì bisogna stare un tantino attenti, per cui andrebbe fatto, ecco, questo periodo di tirocinio, così come fanno anche gli avvocati, vanno a studio dopo essersi laureati. Per concludere, il suo dolce preferito? Beh, io preferisco sempre i dolci al cioccolato o al caffè. Bene. Il mio preferito sono i pasticcini alle mandorle di Crispiano, e sono i dolci che faceva mio padre. Lui si dedicava soprattutto alla pasticceria di mandorla e io ci sono affezionata molto. Bene, da Ideal, dalla pasticceria Ideal di Crispiano è tutto, una lunga tradizione che parte da decenni e decenni fa e che continuerà con lo spirito di fare sempre meglio. Grazie, grazie e auguri. Grazie, auguri a tutti.